140.000 euro, la eredità stasera portata fino qui alla ghigliottina. Allora, solo una cosa. Prima volta fagioli con l'occhio, fagioli. Ieri sera gli gnocchi di mamma. Non dico niente. Non dico niente. Ho cominciato con Pepì, ho detto tutto. La cuffia, buona fortuna. Grazie. Al nostro Marco, Samira che sta distraendo Andrea. Che sta succedendo là, professore? No, dicevamo, chi lo sa oggi? Cosa capiterà? Ah, certo, stasera cosa speriamo che capiti? Speriamo che arrivi una professoressa, diciamo, di eccellenza. Magari a casa intanto vi capita di giocare insieme a noi e questo ci rende molto contenti e soddisfatti. E allora, buona ghigliottina, si parte, il nostro campione fa la sua prima scelta. Vediamo. Può scegliere fra festa e festival. Festa. Ghigliottina. E facciamo festa. Ballo. Gioco. Ballo. Ghigliottina. Andiamo alla terza scelta. Abbiamo 70.000 euro da difendere e proteggere. Corda. Borsa. Corda. Ghigliottina. E Marco li protegge, i 70.000 euro della sua eredità. Quarta parola. Andare. Stare. Stare. Ghigliottina. Difende ancora Marco, una cifra preziosissima. 70.000 euro, manca una parola. Predica. Discorso. Predica. Ghigliottina. Bravissima, ha dimezzato una volta sola. Giocheremo per 70.000 euro con il nostro campione Marco. Festa, gioco, corda, stare, predica. Un minuto da adesso. Buona fortuna Marco. Se state arrivando adesso a casa, siete arrivati, su Rai 1 c'è la ghigliottina, il nostro campione Marco ci riprova, come ieri sera. Se volete giocare, entrare al volo nella partita, sappiate che le parole a disposizione sono festa, gioco, corda, stare, predica. Cinque parole che molto belle, ma che non hanno il senso, quello che cerchiamo noi. Se non ci sarà la parola scritta da Marco, che deve essere gemella alla nostra, ti puoi levare la cuffia, campione, ormai non serve più. Parole che devono essere gemella una dell'altra per fare appunto festa, come dice la prima parola delle 5 di questa sera, fare festa col nostro Marco, giovanissimo ma super preparato, studiosissimo, grande compagno ormai di viaggio con noi, ormai è della famiglia. Andrea e Samira fanno il tifo di là, io di qua, voi a casa a giocare, a tifare. Lo sai, professore, ti alleni anche per il dottorato, dottorando e tutto il resto. Sali in cattedra, spiegazione. Partiamo sempre da fagioli e mamma. Devo dire che rispetto alle altre due volte mi sembra che ci fossero parole più particolari e quindi poteva essere più facile, ma purtroppo non ho avuto nessuna illuminazione, me ne sono girate in testa alcune.
però ecco, diciamo, non sono molto fiducioso, ma vediamo, ci proviamo. E allora, quindi ho scritto una parola che probabilmente è la parola più generale della lingua italiana, che è fare. Fare per 70.000 euro. Ad esempio una che è arrivata, come dire, in semifinale con Fare e poi hai preferito Fare non... Ma all'inizio, quando ci raccordo, ho pensato palla corda, festa, festa mobile, chi predica bene razzola male, però non riuscivo mai a trovare più di una associazione. Poi alla fine, quando già avevo consegnato, ho pensato anche saltare la corda, saltare la corda, saltare la predica, magari quando a messa ci si andò, saltare la festa, però ecco, diciamo che non ho. Allora, invece con fare, vabbè, fare la predica, fare una festa, fare un gioco, fare la corda, come annodare la corda, stare fa rima con fare. Fare festa, fare un gioco, noi qui tutte le sere facciamo un gioco, facciamo anche un po' festa, grazie a voi che ci volete bene da casa, perché da soli qua avevamo già chiuso la festa e il gioco senza di voi, quindi grazie ancora una volta, ancora di più nel nuovo anno. Fare una corda, ecco, i marinai al porto fanno la cima, ci sarà qualcuno che fa la corda. Stare alla corda, corda per stare, la corda per stare più tranquilli, la corda di sicurezza, e fare la predica. Non mi fare la predica. Che hai detto a un certo momento una cosa mobile, la festa mobile? Che hai festa detto? Mobile, sì, è un libro. Di Hemingway. E se io ti regalo Hemingway come sesta, festa, gioco, poniamo che sia festa mobile quella là. Gioco, corda, stare, predica, ti ricordo che quello con 16 lauree sei tu, io arranco con pochi studi fatti, pochi ma confusi, e metto sotto anche Hemingway, non c'è il mondo meraviglioso del vecchio e il mare. Campana, no? Eh? Campana, per stare 15 in campana, no? Sì, no, campana. Ma quanto sei campione? Cioè io ti ho detto solo Hemingway, non ti ho detto nient'altro. Per chi suona la campana. Campane a festa, il gioco, la campana, che ho pure sbagliato il triello settimana scorsa. Che c'era paradiso, inferno, i posti della campana. Mi sono perso. La corda della campana. La corda della campana, che... Stare in campana, deve stare attento e... La campana della predica è una delle sei campane, questa... È per, come dire, all'improvviso una serata quark, super quark, la campana della predica, una delle sei campane di San Pietro a Roma, fusa nel 1909, e hanno i nomi e ce n'è una che è appunto la campana della predica. Stare in campana, un po' come i protagonisti dei suoi dignoti, Giovanotti, stiamo in campana, e poi la corda per suonare la campana, il gioco della campana. Purtroppo non possiamo far suonare la campana a festa per questo ragazzo meraviglioso, si sono dispiaciuti di là Samira e Andrea, e ci riproviamo. Ci ho sperato, ho detto prossima. Mannaggia, festa mobile, invece non facciamo festa, però bravissimo, in un nanosecondo. Grazie. C'è uno di Hemingway e tu dici la parola, ragazzi, non è da tutti. Lo facciamo partire un applauso insieme al nostro autentico, questo ragazzo che è super veloce, super bravo, mentre controlliamo appunto che la parola sia campana, che non suona a festa. Ci riproviamo, ma oh, non t'avvilire, che sei bravissimo! Oh, sei bravissimo! Grazie Samira, grazie Andrea, e adesso suona la campana del TG1. Informazione TG1, dindo, dindo, a domani se vi va!